Il coraggio di intraprendere un percorso nutrizionale. Ciao, sono Silvia Santinato e sono considerata in Italia il punto di riferimento per la nutrizione e il benessere della donna in premenopausa e menopausa. E da oltre 20 anni seguo le donne nei percorsi nutrizionali privati. Oggi ti voglio parlare del coraggio di intraprendere un percorso nutrizionale, ma più che il coraggio di intraprenderlo, il coraggio di decidere di iniziare un percorso nutrizionale. Molti dei miei consulenti mi raccontano che quando entrano in consulenza con le donne che chiamano per chiedere informazioni oppure che sono intenzionate a iniziare un percorso oppure a acquistare un videocorso di quelli che abbiamo nel mio sito, mi raccontano proprio che molte di loro dicono sempre la stessa cosa: mi devo consultare con mio marito, devo sentire mio marito cosa ne pensa. In realtà quello che stai facendo in questo momento qua è un po' sabotare te stessa, perché tu sai benissimo, se devi andare a parlare con tuo marito, andare a chiedere la sua opinione, sai benissimo, sai già a monte cosa pensa tuo marito, sai già che non sarà d'accordo, sai già che per mille motivi, perché ti ha sempre visto iniziare tanti percorsi, fallire in questo, non vuole vederti star male nuovamente, o tantissime motivazioni, oppure perché dice beh adesso però cambia l'alimentazione, no, non abbiamo tempo, non possiamo, cioè mille cose che sono di tuo marito. Ma quello che stai cercando è una conferma a quello che tu hai già deciso internamente. Tu internamente hai già deciso che non porterai avanti un programma, che non porterai a termine un percorso nutrizionale, pertanto utilizzi la scusa del chiedo a mio marito. In realtà sono due cose ben diverse. Una è il condivido con mio marito questa situazione, condivido il suo parere e lo metto insieme al mio, così vediamo come incastrare, perché è una cosa alla quale io ci tengo molto, è una cosa la quale io voglio fare, voglio vedermi diversa, voglio cambiare la mia vita proprio perché non mi sento bene in questa pelle. E siccome mio marito abita con me, condivide tutte le mie cose e io condivido le sue, allora c'è un dialogo reciproco ed un'accettazione reciproca. Pertanto un conto è il condivido con mio marito, un conto è il chiedo permesso di. Il permesso lo devi chiedere solo a te stessa. Io mi do il permesso, mi chiedo il permesso di intraprendere un percorso nutrizionale, mi chiedo il permesso di volermi bene, chiedo il permesso di cambiare il mio corpo, ma lo chiedo a me stessa, non lo posso cercare negli altri, perché negli altri non otterrò mai la soluzione, otterrò sempre la soluzione degli altri e io sarò sempre da capo. Fai molta attenzione come dialoghi con te stessa, fai molta attenzione a come vai a sabotare quello che sono i tuoi pensieri e le tue vere necessità, perché se non sei predisposta in questo momento qua per intraprendere un percorso nutrizionale, per cambiare, per stravolgere la tua vita, chiaramente in bene, ma è uno stravolgere, è un cambiare di abitudine, ma in questo momento non sei pronta, lascia stare, non cercare di chiederlo a tutte le amiche, di chiederlo al marito, di chiedere a tutti i familiari, perché tanto andrai a chiedere dove tu sai già la risposta, la sai in anticipo qual è la risposta, non c'è necessità che la chiedi ulteriormente, ma c'è necessità che la chiedi a te stessa. Ed è questo il dialogo che spesso manca nelle donne, proprio il chiedere il permesso a se stesse, di fare un qualcosa, di iniziare un qualcosa, di cambiare quello che non sta andando bene. Perché se poi, cioè una frase fatta, ma è proprio così, se continui a cercare sempre le solite soluzioni ai tuoi problemi, i tuoi problemi rimarranno sempre gli stessi. Devi dare la svolta, ma questa svolta la puoi fare solo dentro di te. Non hai un'altra via d'uscita, non hai un'altra soluzione, qualcun altro che possa fare per te la tua decisione, perché se fai la decisione di un altro la farai per un periodo, per un breve periodo, ma dopo sarai sempre da capo, pertanto tutte le cose ti attanaglieranno sempre, perché sarai sempre da capo e non sarai mai soddisfatta di quello che hai fatto. Infatti io lo dico sempre, non vado con mezze parole, non ti dico le cose a metà, ma ti dico le cose come stanno. Infatti sa benissimo chi inizia un percorso nutrizionale con me, un percorso di cambiamento, di stile di vita, sa benissimo che non ci giro attorno e che vado dritta su quello che ti serve, perché è inutile girarci attorno, cioè se per te questa è la cosa ideale, se vedo che stai facendo delle cavolate, che stai cercando delle mille scuse che non stanno né in cielo né in terra, lo sai benissimo che anche col sorriso, ma ce le diciamo.
perché è un prendersi in giro, è un prendere in giro me, è un prendere in giro a te stessa, e questo non mi piace assolutamente. A volte sono molto diretta, ma chi mi conosce bene lo sa, perché io ci tengo molto a ottenere i tuoi risultati. Se tu ti rivolgi a me, non è a caso, è perché hai già deciso che vuoi cambiare la tua vita. Pertanto, una volta che ci hai contattato, che hai iniziato, che ti abbiamo dato tutte le informazioni, ti abbiamo dato tutti i passi su come agire, come fare, non tirarti indietro e non cercare la scusa del X scuse, dal ginocchio al figlio, al marito, all'amante, al viaggio, agli amici. Lascia stare, guarda te stessa, tutto il resto non ci interessa. È vero che gravitano sulla tua vita, questo lo sappiamo, siamo umani, questo lo capiamo, ma non serve andare a cercare scuse. E quando io dico che con tutte le nostre donne i risultati sono eccezionali e li ottengono, è proprio per questo motivo qua, perché non seguo le donne che si creano mille scuse, le donne che inventano cose pur di non affrontare quello che sono le proprie necessità e le proprie esigenze, perché dentro di te lo sai che hai necessità di cambiare. Per mille motivi ti riempi di mille scuse, ma non ti servono a niente, perché non è che fai del male a me, ma fai del male a te stessa, fai del male a te stessa, al tuo portafoglio, fai del male ai tuoi familiari che per l'ennesima volta hanno confidato in te e hanno detto sì, questa volta è la volta giusta, ce la può fare, ma tu ci caschi sempre. Quando in consulenza, come ti dicevo all'inizio, i miei collaboratori entrano in dialogo con molte donne, qualcuna tende a scivolare verso il chiedo a mio marito. E come ti ho detto prima, quando dici chiedo a mio marito cosa ne pensa, cosa decide lui, sai già qual sarà la risposta del tuo marito. Chiedilo a te stessa. È più saggio dire guarda, ci penso, nel senso rifletto su quello che veramente ho intenzione di fare. Guarda che è capitato anche a me che mi sono rivolta per fare un corso di aggiornamento. Quando ero d'accordo col consulente di questa scuola di risentirmi, non li ho girato attorno, non sono stata lì a dire chiedo a mio figlio, chiedo a mio compagno cosa ne pensa, chiedo alla mia amica cosa ne pensa. No, gli ho detto guarda, ci ho pensato bene, ho riflettuto, non fa per me, non è ciò che cerco. Questo corso credo che non mi serva a nulla. E l'ho detto direttamente perché dentro di me non risuonava, non era la cosa giusta che io potevo fare per me stessa, ma poi chiaramente per poter aiutare le altre persone. Ed è questa una cosa di intelligenza, di saggezza proprio, di crescita personale. Contrariamente invece altri corsi ai quali mi sono iscritta, ho chiesto informazione, poi sono entrata in contatto proprio con le segretarie di questo centro, anche quelli, i corsi fatti all'estero, ma che sono entrata in contatto con questo, dicevo ok, sì, lo voglio fare, però basta, non l'ho detto subito nella prima consulenza, sì, è quello che fa per me, è il corso che io cerco, sono tutte le cose che io cerco per poter aiutar meglio alle donne che seguo. E diventa così, diventa istintivo, perché dentro di te lo sai cos'è che vuoi fare. Ora ti ho raccontato questo discorso qua dei corsi di aggiornamento, ma succede così nella vita quotidiana. Tu sai cosa vuoi fare, tu sai che decisione devi prendere, ma cerchi la scusa che sono gli altri a non volere che tu faccia qualcosa, cioè ti vittimizzi proprio dando le colpe agli altri. Le cose stanno dentro di te e se le cerchi fuori non otterrai mai risultati, rimarrai sempre in un loop proprio chiuso al quale non verrai mai fuori. Se tu vuoi vederti diversa, se tu vuoi fare un cambiamento, lo devi fare, ma lo devi fare ora. Se hai deciso, è ora il momento. Basta, non puoi più cercare. Se ora non è il momento, lascia stare, fai un'altra cosa. Quando, come ti dicevo prima, io dico che non lavoro con tutti, non posso lavorare con tutti, perché lavoro proprio con le donne che hanno veramente intenzione, ma intenzione che parte da dentro, che se lo sentono loro, che vogliono veramente cambiare la loro vita, prendere per mano, decidere di iniziare un percorso nutrizionale, ma che li serva per ora in avanti.
che faccia parte, che accompagni la loro vita per sempre, perché solo così riesci a liberarti da tutte quelle paranoie che ti sei creata nel tempo, da tutti quei falsi miti che non ti servono a niente, perché in questo periodo della vita non puoi agire come quando avevi 20 anni, 30 anni. Una, perché mentalmente non sei più la stessa, fisicamente non sei più la stessa, i tuoi ormoni non sono più gli stessi, pertanto sarebbe ridicolo verso se stessi fare le solite cose che hai già fatto in precedenza, far tutto quello che hai fatto che non ti ha portato a risultati e oggi sei qui di nuovo. Potrai aver trovato i migliori professionisti, potrai aver trovato le migliori cose, ma tu non eri pronta per fare dei cambiamenti. E se ora lo fai, ora che hai la possibilità di avere un professionista che capisce le tue esigenze, che te stessa ti sei liberata da tutti i condizionamenti mentali, ecco che è il momento giusto, ecco che ora devi agire, ma non cercare la scusa del marito, dell'amico, dell'amante, del figlio, della vicina, dell'amica. Non servono a nulla, pregiudicano te stessa, ti fanno perdere tempo, ti fanno perdere denaro, energie e poi ti fanno avere la consapevolezza che non sei capace a far nulla, che non hai trovato nessun metodo, nessuna cosa che faccia per te. Ma tutto parte dalla decisione, dal dialogo che hai te con te stessa, perché se non parti da qui sarai sempre da capo. Sono oltre 21 anni che faccio questo lavoro e queste cose molte volte le sento ripetere ancora, come se molte persone non si fossero evolute, molte persone rimangono sempre con le stesse convinzioni, sempre con le stesse decisioni che non sono loro, ma sono le decisioni degli altri. Per vivere una vita felice, una vita libera da condizionamenti, bisogna fare chiarezza con se stessi. Cosa vuoi tu? Non mi interessa il resto. Tu oggi vuoi intraprendere un percorso nutrizionale che ti porta ad un benessere generale, che ti porta a vederti meglio, che ti porta a utilizzare gli abiti che avevi prima, che ti porta a non avere le vampate, a dormire meglio, perché è questo quello che ti interessa in questo momento, che ti porta a conquistare anche il tuo ex compagno, che ti porta a conquistare un nuovo amore, ma che ti porta a conquistare te stessa. Perché di questo hai bisogno in questo momento qua e non puoi lasciare questa scelta in mano agli altri, la devi decidere tu. Io qui sotto in descrizione ti lascio tutte le candidature in quelle tu potrai andare a inserire i tuoi dati, candidarti, la leggerò io personalmente e se sarai ritenuta idonea a iniziare un percorso nutrizionale con uno stile di vita insieme a noi, allora ecco che un membro del mio team ti contatterà proprio per poter iniziare un percorso privato di nutrizione e di stile di vita idoneo a quello che sono le tue esigenze in questo momento. Io sono Silvia Santinato e ti aspetto.